Si dividono la posta in palio, Vastese e Montegiorgio, apre Duan con un autogol, nella ripresa pareggia Zerbo con una grande rete. Nei biancorossi mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3, subito in campo l'ultimo arrivato Nicolò Corticchia. Gli ospiti di Mengo rispondono con uno speculare 4-3-3, parte dal primo l'ex di giornata Vincenzo De Meo. Le due squadre partono al piccolo trotto, la prima azione degna di nota arriva al 17° con Agnello, il numero 8 non inquadra la porta. Dopo quasi un mese di inattività il gioco stenta a decollare, al 30° si infortunia un assistente che viene sostituito da un componente della Vastese, la partita viene interrotta per 8 minuti, al 47° Nardella conclude incrociando con il destro, tutto facile per Di Rienzo, al 51° arriva il gol dei biancorossi, tiro cross di Ceccacci e autogol di Duan, 1-0, si va a riposo con questo risultato. Passiamo alla ripresa con le immagini di Edoardo D'Addario. Subito doccia fredda per i biancorossi, Corticchia al sesto prende il secondo giallo per un fallo ingenuo a centrocampo e i locali restano in 10. Al 30° prova la conclusione sul primo palo Alessandro, Gagliardini respinge d'istinto. Al 35° arriva il pari per i marchigiani, Zerbo si gira in un fazzoletto di terra e la piazza con il mancino sotto al 7. Di Rienzo non può nulla. La rete di rara fattura merita il rallenti. Al 42° ancora pericolosi gli ospiti, punizione di Marchionni, l'estremo di casa vola e devia in angolo. Al 48° Zerbo prova il remake del gol, ma questa volta è reattivo il portiere biancorosso che si distende e rifugia in corner. E questa l'ultima azione della gara che termina in parità. Bene la formazione di casa fino all'inferiorità numerica, poi crescita del Montegiorgio e giusto il pareggio finale. I biancorossi salgono a quota 24 in classifica, i marchigiani a 17. Mister D'Addario, non era facile ripartire dopo un mese fermi, senza partite, però la sua squadra si è fatta trovare pronta nel primo tempo, poi l'espulsione vi ha inevitabilmente condizionato. Sì, non è veramente difficile, insomma, ripartire, stare un mese fermi, allenarti 8 contro 8, 7 contro 7, 5 contro 5 per 2 settimane, 3 settimane, diventa difficile trovare le misure, rifare una partita vera dopo un mese non è semplice, però poi dobbiamo accettare tutto. L'anno scorso abbiamo ripreso dopo il Covid con una sconfitta e quindi diciamo di essere contenti perché almeno l'abbiamo pareggiata in inferiorità numerica, però l'abbiamo pareggiata, quindi anche questo deve essere un lato positivo. Mister Mengo, soddisfatto di questo punto in casa della Vastese, ci avete creduto, avete sfruttato l'inferiorità numerica? Sì, anche perché sapevamo che è una squadra importante, una squadra che ha fatto tanto mercato, veniva da una serie importante, siamo soddisfatti perché soprattutto perché abbiamo dimostrato con il nostro carattere che abbiamo lo spirito per conquistare la salvezza il prima possibile, ci prendiamo questo punto sapendo che alla fine un po' di rammarico c'è perché comunque alla fine il portiere loro ha fatto 2-3 parate importanti dove avremmo chiuso la partita, però ripeto, dopo le prestazioni e la non soddisfazione del 2021 abbiamo iniziato bene questo 2022, speriamo che ci porta tanti punti per arrivare il prima possibile al nostro obiettivo. La sua squadra ha margine di crescita? Sì, secondo me c'è moltissimo margine di crescita, anche perché come tutte le squadre in questo periodo soffriamo del Covid, spesso ci siamo allenati in 12-13 durante le feste natalizie, già l'abbiamo preso noi a dicembre, abbiamo giocato 5 partite nel girone nel periodo del 2021 con 4 giocatori col Covid, è un campionato strano, difficile, però non dobbiamo staccare la testa dall'obiettivo, ripeto, per me abbiamo molti margini di miglioramento, soprattutto sotto il profilo difensivo, perché spesso prendiamo gol senza soffrire per niente la squadra avversaria, però ripeto, siamo una squadra giovane e dobbiamo lavorare sapendo che la salvezza è ancora lontana e dobbiamo raggiungerla in tutti i modi.